that a residential area of the city of Zaporizhia, a major city in the south of the country, very close to the front lines, was hit. More than a dozen. Allora, buongiorno da Italia Azzurro 4, Victor Kelberg Sierra. Vinco quasi sempre, come al solito è quasi che mi frega. Spero che vi sia piaciuta l'intro e spero che vi piaccia questo video molto particolare. Il tutto nasce da un'email di circa un anno fa di un followers, bipede non piumato, che mi chiedeva sugli EMP e come prevedere e limitare il danneggiamento da EMP. Andiamo a vedere tutto. Vi ricordo di rileggere la frase che ha preceduto questo mio intervento della Gakure, perché è alla base della filosofia di questo video. Sì, affronterò l'argomento magari in tono un pochettino leggero, ma è inutile preoccuparsi. Comunque, cos'è un EMP? È un impulso elettromagnetico ad altissima energia. Ha la caratteristica di friggere, distruggere qualsiasi apparato elettronico che abbia al suo interno componenti di grado superiore a un diodo, quindi praticamente tutto, dal frigorifero alla lavatrice, alla televisione, agli apparati radio, il computer, il cellulare, l'autovettura, la moto, tutto. Si blocca tutto. Si salverebbero mezzi di locomozione, quelli che hanno ancora l'accensione con le puntine platinate. Quindi il mio Cimatti va. Apparati radio, forse qualche apparato radio valvolare, molto datato. Tutto il resto bloccato. L'impulso elettromagnetico si propaga sia attraverso le linee elettriche, e si manifesta con una sovratensione e anche per etere, essendo un impulso elettromagnetico non è altro che un'onda radio di altissima energia e con un campo di frequenza immenso. Prende tutto. L'origine degli impulsi elettromagnetici possono essere naturali o artificiali. Naturali, un fulmine o l'attività solare particolarmente intensa. Artificiali più spiacevoli, una bomba termonucleare. La disciplina, il manuale operativo della guerra termonucleare prevede di far detonare un ordigno termonucleare ad alta quota. Questo genererebbe un impulso elettromagnetico e praticamente ci riporterebbe non all'età della pietra ma agli anni 50, agli anni 40, completamente indietro. Ora, brevissima questa spiegazione, metterò magari link con fonti ulteriori se chi vuole approfondire l'argomento. Modalità per prevenire i danni dall'impulso elettromagnetico, è semplice, una gabbia di Faraday. Ora, io non è che posso mettere tutta casa sotto una gabbia di Faraday, però cerco di preparare un kit, come mi era stato chiesto nella mail di cui parlavo, un kit per comunicare con alcune caratteristiche, alcuni paletti che mi sono posto, un kit per comunicare con colleghi o altri cittadini sull'evento, sulle cose, sulle informazioni, notizie. Ricordiamoci che ogni mezzo di telecomunicazione è morto. Quindi una gabbia di Faraday cosa può essere? Beh, semplicemente una scatola metallica. E io ho questa, una bella scatola metallica in alluminio. Se uno è curioso di vedere se effettivamente scherma le onde elettromagnetiche, la prova è semplicissima: si prende un cellulare, si mette dentro, si chiama il numero, se non è raggiungibile scherma, e sicuramente fino alla frequenza dei 900 MHz, 1 GHz e 2, non mi ricordo bene su quali bande operano adesso i cellulari.
oppure anche un apparato radio, un portatilino in V o in U, col volume molto alto all'interno della scatola, se non sentiamo di variazioni sul rumore di fondo, di modulazione, la cosa è schermata. Dunque, questa è schermata. Allora, vediamo il contenuto di questa scatola. Non ho la telecamera dall'alto, quindi io apro la scatola e vi dico, tirando fuori la roba. Apriamola senza farla cadere. Allora, in una situazione di emergenza, la possibilità di comunicare è importantissima, è vitale. Avere notizie è anche un supporto psicologico, è una situazione di disagio. Quindi, che apparato radio ho scelto? Semplice, a prova di idiota. Apparato in HF, monobanda, solo 40 metri. Che è questo? Io l'ho messo dentro un sacchetto di plastica con delle bustine di gel biumidificante. È questo qui. Dunque, apparato monobanda, 40 metri QRP. QRP non per la mania del QRP, semplicemente perché è a basso consumo. Ricordiamoci che anche l'energia elettrica verrà interrotta. Quindi quel poco che avremo da una batteria piombo gel o piombo acido, e poi spiegherò perché piombo gel o piombo acido, ce ne dovremo fare da conto. Quindi apparato radio, il microfono, anche lui una bustina di plastica con una bustina di gel antiumidità, un sistema di alimentazione con due morsettini, perché nell'eventualità la macchina è ferma, però la batteria è ancora carica e al limite posso utilizzare quella. In questa scatolina qua abbiamo il fusibile, quattro fusibili di scorta e un diodo in serie. Nel caso di inversione di polarità salta subito il fusibile e l'apparato radio è a posto. Nel panico, nella fretta, è sempre meglio prevenire. Qui ho una batteria piombo gel con fusibile, nuovamente interruttore di alimentazione, perché l'apparato radio è talmente semplice che non ha neppure l'interruttore di alimentazione. L'antenna, un dipolo. Perché il dipolo? Perché il dipolo mi permette di avere uno skip molto corto. Se io lo monto, lo installo a ridotta altezza da terra. In configurazione V invertita è praticamente, tra virgolette, omnidirezionale, e il vertice è a circa 3 metri da terra. Non è previsto sostegno con una canna da pesca, ma basta anche una pianta. Colleghi il cordino, stendi il dipolo e siamo operativi. E poi infatti lo proviamo, l'ho già provato. Poi lo proviamo sul campo e vediamo in che raggio vado ad operare. E ovviamente cavo coassiale. Sarebbe meglio averne due, uno molto corto operando all'esterno, uno più lungo, monti l'antenna, tiri il cavo in casa e operi da casa. Ce l'avete un contatore Geiger? Perché se la radioattività è alta, meglio operare da casa. Tutto qui. Quindi vediamo una prova sul campo. Ok, il vertice dell'antenna è a circa 2,5 metri, forse 3, da suolo, configurazione V invertita. Qui abbiamo uno dei rami del dipolo e il termine, ma circa 30,
30-35 cm da terra. Vediamo come si comporta. Allora, centrobanda circa 7096, impedenza 50 ohm e SWR sostanzialmente 1. Quindi direi che l'antenna è perfettamente accordata. Sì, è un anno proprio felice questo qui. Sì, primo collegamento e da Modena e Italia 3 ci sentiamo da vivo benissimo. Intanto un mio amico qua di Modena mi ha detto che in frequenza provo a vedere se oggi riesce ad arrivare, perché c'è poca propagazione. Ti saluto. Grazie Damiano, a presto. Il capofatti del WL Nicola in Modena, se ci sei fatti sentire, cambio. Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, portate le QRP. Scusa se è stato coperto da un UM, prova a ripetere, cambio. Ti ringrazio, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, portate le QRP, QSL. Molto bene, Z4 VQS, portatele, poi mi è scappato perché forse sentite il fischio di K4 YWL Nicola in Modena. Però la modulazione è chiarissima, è perfetta. Ti ripasso il micro di Z4 VQS, poi casomai sentiamo se c'è il Nicola, il K4 YWL, a te cambi. Roger, ti ringrazio. Italia 4, Victor Oscar Lima, dammi conferma del nominativo che magari mi sono sbagliato, sicuramente. Sto provando un'antenna per attività MVIS. Io sono in provincia di Parma, sull'Appennino, e quindi proprio il test è migliore, perché se non sbaglio il tuo QTH è Modena, interrogativo. A te il cambio. Abbiamo modulato insieme allora. Z4 VQS, il nominativo corretto, Italia 4 Victor Oscar Lima, come hai detto, barra 1, sono in zona Cuneo, in quella zona lì, e sto usando un 7003 con 100 watt e un antenna dipolo. Ti ripasso il micro, poi sentiamo se c'è il Nicola, il K4 YWL, HZ4 cambio. Roger, ti ringrazio, il tuo rapporto 5-9 per il log, non ho S-meter su questo apparato radio. Quindi cedo la parola a Italia Kilo 4, se è presente, grazie ancora. Ok, va bene. Nicola, ci sei? K4 YWL, cambio. Attenzione, K4 YWL, da Italia 4, Victor Oscar Lima, cambio. No, non c'è. Ti ripasso i vincoli Z4 VQS barra interrogativo e dimmi il nome che non ho copiato, cambio. Roger, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, riprendendo. Allora, nome operatore Alessandro, barrato portatile Giardino in QRP, potenza 5 watt, QSL? Ah, con 5 watt arrivi molto bene, arrivi su 7 anche ricco, ma dove sei a trasmettere? Allora, VQS riprendendo. Allora, il mio QTH è Borgo Valditaro, Media Valtaro, Medio Alta Valtaro, in provincia di Parma. A te il cambio. Ah, ok. Borgo Valditaro, capito. Noi andiamo su di lì in moto quando andiamo a quei passi che vanno poi in Liguria. Ho capito dove sei. Ho sentito dei fischi, sentiamo se c'è il buon Nicola, cambio. Ciao Guido, buonasera a voi. Spero che mi stia ascoltando. Sto provando un'antenna, cioè praticamente un loop chiuso. C'ho un po' di stazionare, comunque vediamo un po' se mi sente. Buonasera a te, buonasera all'amico da Borgonaro, provincia di Parma, poi K4, qui scrive Nicola. Moda, a te Guido. Ok, ciao Nicola, ben sentito, K4 il WL per il Z4 VQS. Italia 4 Victor Oscar Lima. Nicola, arrivi bene, il segnale però è bassino, è sul 6, sul 7 e c'è del QSB, però oggi c'è una propagazione scadente, quindi non ti so dire se è un segnale basso rispetto al normale o invece è normalissimo e manca solo la propagazione. Sentiamo il buon Alessandro, Italia 4 VQS, come ti ascolta, cambio.
Roger, ti ringrazio, Italia 4 Victor Oscar Lima. Allora, il collega Italia Filo 4 Yankee Whiskey Lima, sì, lo ascolto, segnale un po' più basso del tuo, ma lo ascolto bene, la modulazione è perfetta. Vi informo, se per voi non è un problema, come al solito, che sto facendo il video del QSO e poi lo caricherò in un filmato un po' speciale, un po' particolare su YouTube. Se volete cercare il mio canale, è Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra, QSL. Roger, so che Victor Quebec Sierra, apro 4 e qui, credo sì, ora sto col di volo, Guido. Ma sì, c'è un po' schifo di provocazione, un po' gasinata. Adesso vado col di volo, però purtroppo si accoppia che il di volo risuona un po' più in su. Comunque, Italia 4 VOL, per Victor Quebec Sierra, io ascolto 5-5, l'amico 5-3. Te ne ascolto 5-9, 5-8, 5-9, Guido, a te Guido, adesso vado col di volo. Ah ok, allora puoi buttare via l'altra antenna perché qui mi sei 9 10 e l'altro mi eri su 7, quindi sono più di 18 dB, sono 20 dB, è una cosa enorme, quindi probabilmente il basso non è accordata o non è direzionata verso la mia posizione. Fa proprio una differenza enorme, anche come Smith ma anche come Audi, capito? E tra l'altro qui è stabile e là il 27 brava al 5-7, c'è anche di QSB, cosa che invece modulando col dipolo non c'è, il segnale fisso su quella frequenza. Sentiamo Alessandro, se, ma penso che anche lui avrà notato la differenza. Te cambi. Buonasera, se ascoltate ancora, grazie. Roger, ricevuto la bussata, Ancona, ti faccio entrare subito col permesso dei colleghi, prima però voglio dire a Italia Kilo 4 Yankee Whisky Lima e arrivi molto molto meglio, ecco il dipolo, decisamente meglio, quindi cederei la parola al collega Ancona, prego. Sì, io intanto vi auguro un buon pomeriggio, confermo il mio call, Italia chilometro numero 6 Ontario Porto Rico. Il mio nome è Rolando, la località è Monte San Vito, sono qua sulla provincia di Ancona, esattamente andrò sulla riviera, sul Conero, sulla riviera del Conero, qui di fronte alla costa. Ok, buon pomeriggio e vi riascolto con piacere. Prego. Un attimo. Sì, Roger. Ciao Rolando, buon pomeriggio a te, ben ascoltato. Allora, questa è l'antenna numero 1, per favore Rolando, anche tu, guarda un po'. 1, 2, 3, prova radio, antenna numero 1, antenna numero 1, antenna numero 2, 1, 1, antenna 1, antenna numero 2, antenna numero 2, antenna numero 2, Guido, questa qua è antenna numero 2, antenna numero 2, antenna numero 2. Antenna numero 1, antenna numero 1, c'è differenza? Questa qua è l'antenna numero 2, a te Guido. Meglio la 1, Nicola. Allora, qui l'antenna, ci sono sempre quei 20 dB di differenza, capito? Una differenza importante, a te Nicola. Nessuna differenza tra 1, 9, 9. Antenna numero 1, 5 dB. Roger, ok, vi ringrazio, niente, poi vediamo un po' cosa posso fare, però io ascolto meglio con l'antenna numero 2, è così, Rolando, il cavo è per te, come vai, buongiorno, tutto bene Rolando? Sì, diciamo tutto a posto, tranquillo, guarda io ti ascolto sia, cioè la differenza che noto, almeno da questa zona sulla provincia di Ancona, ma, non noto grandi differenze, il segnale è buono sia con la prima e con la seconda, quindi grandi differenze non è noto, ottima, arrivate ottimamente bene, quindi per me è tutto K, prego. Roger, ok, ti Rolando, ok, tutto a posto. Allora, saluto anche l'amico della zona 3, W3, Italia, Whisky 3, Alfa India, no, aspetta un attimo, dimenticato il nome di Dio. Guido, prendici tu, a te Guido. Va bene, Italia 4, Victor Ostalima, ti prende per Nicola. 4 di questi, Alessandro, e il K6 Oscar Oscar Papa Rolando in Monte Vandalicoli sul Conero. Arrivi bene, Rolando, segnale che è un po' di questi prima vicino a noi,
Roger, ti ringrazio. Italia Kilo 4 Yankee Whiskey Lima, Nicola. Guarda, c'è molto molto QSB, adesso il tuo segnale si è abbassato e molto probabilmente la stessa cosa sarà per me. Saluto il collega Italia Whiskey 3, Italia Delta X-Ray, e col vostro permesso faccio QRT.